Cristo risorto, buona domenica carissimi amici. Oggi il Signore parla al nostro cuore, accogliamo la Sua parola perché è fonte di gioia. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Marco, capitolo 13, versetti 24-32. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i Suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo letto il Vangelo della 33esima domenica del tempo ordinario. Sappiamo che ormai manca solo una settimana all'ultima domenica, quella 34esima di Cristo Re, per poi iniziare un nuovo anno liturgico con l'Avvento. Ecco che quindi ascolteremo sia oggi sia la prossima domenica un Vangelo di Marco, perché siamo nell'anno B, che parla in un modo escatologico, dove Gesù stesso sta preannunciando ciò che accadrà, ciò che sarà. Ecco che allora Gesù, parlando della fine dei tempi, dice come avverrà della tribolazione: il sole che si oscurerà, la luna che non darà più la sua luce, e dà una serie di eventi naturali, ma degli eventi che fanno vedere, comunicano che sta per arrivare la fine. Gesù poi indica la pianta del fico con una parabola, dicendo: quando vedete che il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così, quando accadranno queste cose, saprete che il tempo è vicino, è alle porte. Allora io vorrei anche prendere la parola che abbiamo ascoltato qualche giorno fa, il Vangelo di Luca, dove Gesù stesso dice: il regno di Dio è già in mezzo a voi. In Luca, nel discorso escatologico, Gesù dice: quando sentirete parlare il regno di Dio è qui, il regno di Dio è là, non andateci, perché in realtà il regno di Dio è già in mezzo a voi. Ecco, sono diverse espressioni da parte di Gesù che ci fanno guardare in avanti, ma al tempo stesso ci fanno guardare al presente. Anche perché al termine del discorso di oggi che abbiamo ascoltato, Gesù dice: quanto a quel giorno e quell'ora nessuno lo sa, nessuno lo conosce. Dice addirittura: né gli angeli né il Figlio, ma solo il Padre. Quante volte noi facciamo tanti calcoli, diciamo: ecco, avviene questa cosa, ci sono state queste guerre, questa pandemia, sta per arrivare la fine del mondo. Ma Gesù dice che nessuno conosce il tempo. Anche se poco prima ha detto che ci saranno dei segni che faranno capire che sta per arrivare la fine dei tempi. Fratelli e sorelle,
la cosa più importante non è che arriva tra un'ora, tra un giorno, tra un anno o tra 100 anni, la fine dei tempi. Ascoltiamo bene il discorso di Gesù di oggi. La cosa più importante è che il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole non passeranno. La cosa più importante per te e per me è quindi di legarci alla sua parola, di metterci ogni giorno in questo atteggiamento, quello del profeta Samuele quando Dio di notte lo ha chiamato, e quindi dirgli: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Parla, Signore, perché le tue parole non passeranno. Parla, Signore, perché io voglio sperimentare che il tuo regno è nella mia vita. Parla, Signore, perché ho bisogno di te. Parla, Signore, perché tante cose stanno accadendo e sono accadute e ancora accadranno, ma io confido in te, Signore. Ecco perché oggi, fratelli e sorelle, lo slogan di questa domenica è: le sue parole non passeranno. E questo ci mette in un atteggiamento di ascolto, non l'atteggiamento della paura, l'atteggiamento del dire: oddio, quando finirà questo tempo? Quando finirà questo mondo? L'atteggiamento è proprio quello nel quale Gesù parla nella parabola delle 10 vergini che attendevano lo sposo, quelle 5 sacce che avevano l'olio, la lampada per attendere lo sposo. Ecco, noi siamo come queste vergini che attendono lo sposo. L'atteggiamento è legarci alla parola, accogliere la parola, proclamare la parola di Dio, vivere con fede, con speranza, con gioia, ogni istante della nostra vita, perché la sua parola non passerà. E allora oggi, carissimi, vi invito a fare nostro il salmo che ci propone la liturgia, che è un salmo bellissimo, che abbiamo anche musicato come shout coinonia. Salmo 15, proteggimi, o Dio, in te mi rifugio, che voglio iniziare come nostra preghiera di oggi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Signore, grazie perché oggi sei con noi. Grazie, Signore, perché cammini con noi. Grazie perché oggi risplendi nella nostra vita. Noi abbiamo bisogno di te, Signore. Abbiamo bisogno della tua parola. Parlaci, Signore, perché noi che siamo tuoi servi ti ascoltiamo. Parla al nostro cuore, parla alla nostra vita, parla alle nostre famiglie. Signore, ti attendiamo, vieni. Vieni a portare nuova speranza. Vieni, Spirito Santo, e inonda di gioia, inonda di pace le nostre vite, affinché attingiamo con forza, con vigore la tua parola. Attingiamo nuova luce per la nostra vita. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, guardiamo con gioia a questo giorno, a questa domenica. Viviamolo con gratitudine verso Dio. Leghiamoci alla parola sua, una parola che non finirà mai. E grazie davvero che continuate a seguire la parola di Dio, ma anche questi commenti al Vangelo. Se volete sostenere questo canale, potete offrire un caffè al Vangelo nel nostro sito. Se volete un caffè alla settimana, un caffè al mese, un caffè al giorno, affinché questi video possano continuare e accompagnarvi sempre nelle vostre case.
Grazie che mi avete accolto e ora vi lascio in compagnia del Salmo 15 che abbiamo musicato questa settimana come shout coinonia nel nostro canale e che qui vi offriamo un piccolo spezzone. Ci vediamo domani, buona giornata, ciao! Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele...